Ma tu hai capito a sti strunzi? Mo dobbiamo pagare pure il sacchetto della frutta. Tanto prima o poi dovremo pagare pure l'aria che respiriamo. Televisore LCD 40 pollici, valore stimato. Vabbè, facciamo 600 euro. È quella, quando la cassiera mi ha dato lo scontrino, io ho letto sacchetto 8, 2 centesimi. Pensavo fosse un errore. E quella, la cassiera, mi fa: ma non la conosce la nuova normativa? E io rispondo: se non voglio va! E che non mi fa? E dove le mettete le carote? Do stesso posto, lo ci metto sta. Tanto c'è sta spazio, no? Tavolo di legno brutto, 60 euro. Tavolo di legno ancora più brutto, facciamo 30 euro. Divano tre posti. No, ma niente, non ho pagato una multa del 98. Mi stanno migliorando tutto cose. Sai, poi gli interessi di mora che li crescono col tempo. Che già fa? Questi sono, mi sembra, regolabili in altezza. Regolabili in altezza. 20 euro, 20 euro. 50 euro. Mamma. Ma aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ragazzi, che ve lo faccio un bel caffè? No, grazie. Ah no, ma comunque resta a disposizione. Ma tu hai capito, ma 2 centesimi a sacchetto. Quanto saranno? 5, 50 euro l'anno? Chi lo sa? Io so solo una cosa. Che schifo! E noi li votiamo pure a questi. Ah, ma io il 4 marzo non mi muovo. No, resto a casa, non vado a votare. Fallo pure tu. E fallo fare pure alle tue amiche. Soprattutto a Antonella, che te ne ha capo e me. Capo, portiamo via anche cane. Ma questo è piccolo, ma pesa, quanto vale sto cane? E tu scrivi Doberman Bonsai. Bella idea, Doberman Bonsai, 1700 euro, sì. Viva l'Italia! Vabbè, comunque me ne vado a cracca, Ah, assolutamente, me ne vado a questo paese. Ma dove vuoi che me ne vado? Non tengo manco il centesimo posto a che? Che me ne vado? A Londra, a New York, a Melbourne? No, quello lasciatelo! Quello lasciatelo là, Ma questo c'ha dei gusti veramente... Di merda! Appunto. Smartphone di ultima generazione, quello è il 6, no? Vabbè, quanto può fare? Ma! Poi ti devo lasciare, Sì. Poi dopo ti chiamo dalla cabina telefonica, Ce ne dovrebbe essere uno a 3-4 km da qua. Adesso devo consegnare il telefono a questi gentilissimi signori. Vabbè, e mi raccomando, quando vai a fare la spesa, usa i guanti come sacchetti. Tanto quelli sono ancora gratis. Sì. Scusate, ma almeno questo non potevate lasciarmelo? Vabbè, questo è solo un telefono. Oh, cazzo! La ci pavate 1200 euro! Andiamo a casa, guida tu, dai. Guarda che puoi parlare normale adesso. Ah, cosa da fare per campare?